Benvenuti nella nostra Dinette Studio a bordo di Valeila. Oggi ti guiderò attraverso una situazione comune ma potenzialmente complicata per i diportisti: liberare un'ancora incagliata sul fondale o intrappolata dalla catena di altre barche. Questa è una sfida che può capitare a chiunque navighi, ma con le giuste conoscenze potrai superarla senza stress. Quando ci troviamo in mare, la libertà è una sensazione impagabile, ma ogni tanto persino la nostra ancora può decidere di prendersi una pausa sul fondale, o magari una barca vicina potrebbe accidentalmente calare catena sulla nostra o viceversa. Non preoccuparti, oggi ti mostro come affrontare queste situazioni con fiducia e competenza. Ciò che ci serve per poter fare grippia, grippiale, grippia volante sono veramente poche cose. Ovviamente ci serve l'ancora. In questo caso noi simuleremo tutte queste operazioni con un ancorotto, un grappino. Ci vuole la grippia, che altro non è che una cordicella. Questa è particolare perché questa tiene fino a 1200 kg. E ci vogliono un paio di gavitelli, oltre che una cima. Vediamo come utilizzare la grippia. La situazione più comune è quando l'ancora si incaglia sul fondale, specialmente su fondali rocciosi. Per affrontare questo problema ti insegnerò come utilizzare la grippia, un accessorio che può essere il tuo migliore alleato in queste situazioni. Ecco come funziona questa tecnica in dettaglio. Prima di gettare l'ancora, lega una cima lunga quanto la tua linea d'ancoraggio al diamante dell'ancora. Vuol dire che questa cima sarà la catena dell'ancora. Ok? E qui al diamante bisogna legare un'altra cima lunga quanto la tua linea di ancoraggio. Se tu hai intenzione di buttare 25 metri, la cima che legherai, la grippia che legherai al diamante dovrà essere di almeno 27 metri. Dovrete assicurarvi che la grippia sia legata all'ancora in modo da accompagnarla fino al fondo. Allora potete utilizzare un nodo, oppure se non siete troppo sicuri delle vostre abilità potete utilizzare semplicemente un grillo. Una volta che la tua grippia sarà fissata all'ancora, ti posizionerai sul punto dove hai deciso di calare ancora, calerai e mentre cali ti assicurerai di far scendere anche la grippia, di maniera che possano scendere insieme in pratica. Una volta che hai calato il calumo che desideri dare, prenderai la grippia e la fisserai ad una bitta della barca. In questo caso possiamo fissarla a questa bitta. Una volta appurato che vi siete incagliati, arrivate sopra l'ancora e vi mettete sulla verticale della stessa, di maniera da avere la catena o la cima in tensione dritta verso la prua della barca. Vedete, in questa maniera simuliamo che l'ancorotto si sia incastrato in uno scoglio e siete incagliati. Con la grippia basterà tirarla dall'altra direzione e poi recupererete l'ancora. La seconda tecnica utilizza il grippiale. Questa è una variante più semplice della grippia, chiamata grippiale. Questo dispositivo può essere particolarmente utile quando l'ancora è incagliata ad una profondità considerevole. Dovrai imparare come usarlo in modo efficace per liberare l'ancora senza problemi. Ecco come utilizzarlo. È un po' più semplice della grippia perché non richiede così tanta cima, non deve essere fissato in barca, ma richiede un gavitello. Come vedete abbiamo attaccato il gavitello alla grippia, che è attaccata sempre al diamante dell'ancora. Cala ancora, cala catena un pezzettino, poi prendi il tuo grippiale e lo lanci in acqua, di maniera che lui si metta a galleggiare. Galleggerà più o meno sulla verticale dell'ancora all'incirca, sempre che voi abbiate la possibilità di sistemare la grippia, cioè 5 metri di fondo, 6 metri di grippia, 10 metri di fondo, 12 metri di grippia. Se l'ancora si incaglia, lasciando la catena in bando, porta la prua della barca fino al grippiale. Una volta fatto questo, arrivate al vostro gavitello, che in questo momento sta galleggiando sopra l'ancora, lo recuperate con il mezzo marinaio e speda l'ancora, che verrà salpata senza problemi. Cosa succede se per qualche motivo non hai utilizzato il grippiale e l'ancora è incagliata in modo ostinato? Non preoccuparti, abbiamo una soluzione per te ed è chiamata grippia volante.
Questo è un trucco prezioso che può liberare l'ancora anche nelle situazioni più difficili, quindi cerca di impararlo bene. Ecco come funziona. Cosa ci serve per la gripia volante? Ci serve un peso, deve essere mezzo chilo almeno, un chilo meglio, e una cima a cui andremo a fare un cappio e a cui fisseremo il peso. Questo cappio dovrà essere fatto sulla catena. Vi troverete un sistema più o meno del genere, vedete? Allora, una volta che noi abbiamo la nostra cimetta con il peso, cosa succede? Ci portiamo con la barca sulla verticale dell'ancora, recuperiamo quanta più catena possibile e facciamo scendere il peso col cappio, il quale piano piano scenderà fino a che non potrà scendere oltre. Quando siete sicuri che arrivate, che non riuscite più a fare nulla, dovete tirare, il cappio si stringerà, di maniera che voi potrete fare forza nella direzione opposta. Una volta che il cappio avrà preso, l'ancora si libererà. Se questa soluzione non dovesse funzionare, preparatevi a fare il bagno. Sull'e-commerce di iNelson ci sono tantissimi accessori per il bagno e lo snorkeling. Sapere come dove ancorare un MASC ti darà sicurezza negli ancoraggi, in rada oppure in porto come in Grecia, paese in cui quasi non esistono le trappe. Quindi dai un occhio ai nostri video sull'ancoraggio che trovi sul canale YouTube di iNelson. In conclusione, ora che hai un'idea chiara delle sfide a cui potresti andare incontro e delle tecniche per superarle, sarai più preparato quando dovrai liberare un'ancora incagliata o rimuoverla dalla catena di altre barche. Ricorda sempre di prestare attenzione alla tua manovra di ancoraggio e di evitare situazioni pericolose per quanto possibile, ma se dovesse capitare, ora sai come metterti all'opera. Come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale ed attivare le notifiche, oltre a condividere questo video con i tuoi amici. Buon vento, né poco né tanto, ma il giusto.